Abbiamo talmente tanti lavori nelle commissioni e nelle aule del Senato e della Camera che dobbiamo necessariamente stringere i tempi, anticipare, perché per noi queste audizioni sono preziose e importanti in vista del parere che dovremo esprimere sul contratto di servizio. Io saluto e ringrazio per la loro disponibilità, il dottor Gianmarco Chiocci, direttore del TG1 che interverrà per primo, il, dottor Francesco Pionati, direttore del giornale radio, e il dottor Antonio Sciro Patrizio Preziosi, direttore del TG2. Per ottimizzare i tempi lascerei immediatamente la parola ai nostri, ospiti e quindi darei la parola per iniziare al dottor Chiocci. Allora, buongiorno, grazie dell'invito. A me non piace leggere, ma purtroppo mi hanno detto che qui bisogna essere precisi, quindi insomma, mi sono preso degli appunti. E quindi, insomma, cominciamo. Il piano editoriale che è stato approvato a larghissima maggioranza dalla redazione del TG1, che è tanto piaciuto anche ai membri del CDA, e che poi, se volete, vi lascio in copia cartacea, nonché anche se vi serve in digitale, per molti aspetti è sovrapponibile a tanti punti trattati nel contratto di servizio, lo è soprattutto dei punti dei principi generali e degli obiettivi dell'offerta di servizio pubblico, articolo 2, nella qualità dell'informazione, articolo 4, laddove il mio piano editoriale si sofferma testuale su una informazione corretta, incisiva, obiettiva, responsabile, autorevole, completa, imparziale, equilibrata, soprattutto pluralista. Grazie. Attenta alle diverse sensibilità, nel rispetto della parità di genere, dell'orientamento sessuale, delle pari opportunità. Insomma, concludevo il piano editoriale dicendo che il nostro TG1 dovrà continuare a essere impeccabile e inattaccabile. Ma sono tanti altri riferimenti nel piano editoriale TG1 che ritroviamo nelle varie parti del documento sul contratto di servizio relativamente ai giovani, insomma, che noi affrontiamo, già stiamo affrontando il TG1 come, diciamo, nelle parti della cultura e non solo, nell'offerta del social, tutto il mondo social, che purtroppo oggi il TG1 non ha canali appositi e quindi stiamo già lavorando per colmare questa carenza, l'ambiente, la sostenibilità e tanto altro. E dunque, insomma, mi sento di sposare in pieno i punti in esso contenuti, ma vorrei dirvi che quando, diciamo, da esterno mi sono approcciato con umiltà, diciamo così, e dedizione assoluta alla direzione del TG più importante d'Italia, ho sentito come prima necessità il dovere di parlare con tutti i colleghi e ne ho parlato con ognuno di loro, uno ad uno. Ho fatto decine e decine di riunioni con tutte le parti vitali della RAI. Insomma, ho cercato di fare, diciamo, un corso accelerato, insomma, di capire bene come funziona il TG1, come funziona la RAI, perché per capire, diciamo, secondo me la cosa fondamentale era come rinnovarsi restando se stessi. Ho fatto fare anche, d'accordo con la direzione del marketing e con altre direzioni, indagini di mercato per capire cosa vuole e non vuole il telespettatore del TG1, dove vanno le nuove tendenze. E mi ha confortato sapere che le risposte che sono arrivate, diciamo, andavano in linea con quello che era il piano editoriale, che, ribadisco, è stato apprezzato molto dai giornalisti. Il piano editoriale che ho presentato prende di petto tutte le esigenze di tutte le redazioni ed è mosso da un filo rosso comune, che è un po' il filo rosso comune della mia esistenza giornalistica, e cioè l'amore viscerale per la notizia e l'assoluto gioco di squadra. Sono parole magari dette un po' così, che possono sembrare roboanti, ma è la verità. E soprattutto, essendo io cresciuto nel giornalismo d'inchiesta, ho chiesto a tutti di fare un passo in più, di andare sempre oltre e quindi di non accontentarsi mai di quella che è, diciamo, la routine, di quella che è, diciamo, la notizia in sé, di andare sempre oltre, perché noi siamo il TG1 e dobbiamo dare sempre qualcosa in più. Quindi ho chiesto, per esempio, agli esteri di fare più reportage, perché questo chiede il nostro pubblico, e quindi di ragionare sul fatto se, fermo restando che noi dobbiamo essere
in tutti i punti nevralgici della storia contemporanea, dei conflitti come l'Ucraina, se ha un senso oggi continuare a ragionare sul semplice collegamento con un bollettino di guerra che ormai è sempre uguale, oppure dare quel qualcosa in più al telespettatore, quindi lavorare sulle storie a margine, raccontare su quello che non si vede della guerra. Alla cronaca ho detto la stessa identica cosa, così all'economia, di essere un pochino più popolare, non pop, ho usato questa cosa per arrivare più possibile ovunque a chi ci ascolta. Però ecco, venendo qua, io mi sono, diciamo, posto un tema che secondo me è per me fondamentale, e cioè anche l'approccio alla politica, a come raccontare la politica. Perché a detta di tutti, sempre, diciamo, la politica dei telegiornali non è accattivante, la politica dei telegiornali poi si può leggere in tutti i modi, e quindi ho cercato di ragionarlo. E quindi leggendo pari pari dal mio piano editoriale, ho chiesto ai giornalisti e mi sono chiesto: ha senso raccontare la politica in TV come la raccontiamo oggi? Possiamo provare, tentare nuove strade, magari qua Pionati non è molto d'accordo, ma comunque possiamo trovare nuove strade per dare una mano alla politica, all'azienda, all'offerta del TG1? Io vi chiedo un attimo di attenzione e vi vorrei leggere un passaggio di questo piano editoriale. Si può andare oltre il politichese, non oltre la politica, ricordandoci sempre chi siamo e da dove veniamo. Si può andare oltre la vecchia narrazione fatta di pastoni? È possibile raccontarla più semplicemente? Si può pensare a un'alternativa al cosiddetto panino con i vocali di maggioranza e opposizione? Si possono fare domande in presenza, anziché ricevere video preconfezionati? Si può tentare di leggere la politica di traverso, sempre con il massimo dell'obiettività e del pluralismo, spulciando, che so, le proposte di legge, le interrogazioni parlamentari, i lavori delle commissioni, curiosando nei dibattiti dei partiti d'estate, d'inverno, piuttosto che nelle sezioni. Io credo, e su questo i giornalisti mi hanno seguito, che la sfida sia alla nostra portata, e sono certo che il telespettatore non aspetti altro. Come si dice in gergo, quando ho affrontato questo tema di poter pensare a raccontare la politica in un modo diverso anche rispetto ai tempi che corrono, all'offerta informativa che è completamente diversa, perché poi comunque noi dobbiamo rendere conto del nostro lavoro, quando ho affrontato questo tema ho capito di aver sfondato una porta aperta, che già nel 2000 il sindacato Usigrai, il sindacato dei giornalisti della RAI, insieme a tutti i comitati di redazione delle varie testate della RAI, aveva buttato giù in un documento, che io depositerò qua se volete, perché poi vi invito a leggere, anche perché si fa riferimento a due sentenze, ma qui io lo dico, insomma, vanno valutate per quelle che sono, in cui si dice che è illegittimo contestare la violazione dei principi di correttezza e completezza dell'informazione solo sulla base della quantità di tempo, e che l'attualità può giustificare un temporaneo sbilanciamento. In sintesi, questo documento dell'Usigrai, che poi magari leggerete, ve lo dico, vi faccio una sintesi, dice: non basta una parità numerica per dirsi pluralisti. Non si possono ricevere supinamente i sonori dei politici. La scaletta del TG, di qualsiasi TG, la stabilisce il direttore. Sono i giornalisti che dettano l'agenda ai politici e non il contrario. Il tema, diciamo così, cade a proposito perché giusto l'altro giorno mi è stata recapitata la prima interrogazione alla DIA, al direttore generale della RAI, sui dati di giugno del mio telegiornale. Io sono arrivato il 3 giugno, quindi oggi, domani festeggio 2 mesi. E in questa interrogazione si diceva che era la predominanza assoluta di spazi di informazione alla Presidente del Consiglio e della maggioranza in danno dell'opposizione. Si chiede un immediato riequilibrio per il mese di luglio. Posto, ma qui diciamo non è il tema, perché risponderò ovviamente nero su bianco all'interrogazione con dati che sono, diciamo, a mio avviso completamente sballati, ma
questo è un altro tema. Voglio, diciamo, anticipare che una volta che ho capito un pochino meglio, ma mica tanto, come funziona tutta questa roba del minutaggio, che è una cosa complessissima, vedrete che a luglio, secondo un documento che vi darò dell'Osservatorio di Pavia, avremo questa fatidica spartizione di un terzo, quindi 30% al governo, 30% alla maggioranza e 30% all'opposizione. E quindi, diciamo, mi sono messo in pace con la coscienza. Detto ciò, però, io approfitto di questa occasione, perché io vengo da fuori, vengo, diciamo, da un altro mondo, non conosco la RAI, quindi mi sto impegnando e quindi chiedo a voi un aiuto, io questo a voi chiedo un aiuto. E quindi aiutare non solo me, ma anche i direttori che sono qui presenti, su quali sono gli strumenti più ideali per aiutare noi, e quindi voi, e quindi i cittadini, a capire cos'è il servizio pubblico. Prima cosa, secondo me, è di fondamentale importanza capire quali sono le regole del gioco. Perché è necessario avere oggi delle regole che valgano per tutti, in materia di monitoraggio quantitativo del pluralismo politico e di comunicazione politica. Dicevo che è necessario averle chiare oggi, perché poi ognuno poi le vede come vuole, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Ma soprattutto per me e per gli altri direttori è importante, perché oggi non siamo in par condicio, ma tra un po', con le elezioni europee, il tema sarà ancora più ampio. Quindi, quali sono queste regole? Io sinceramente non le ho capite. E non sono solo il solo a non averle capite, ma anche l'AGCOM, che vigila per legge sul tema, con la segnalazione al governo del 28 luglio scorso, ha inteso sottolineare una urgente chiarificazione, certificando una rilevante serie di criticità nell'applicazione della legge del 2000 sulla par condicio. Quindi anche la AGCOM, voglio dire. Quando io sono arrivato, non sapendo insomma come funzionavano le cose, ho chiesto, insomma, la prima cosa mi hanno detto: occhio al minutaggio, di stare attento al minutaggio. Io dico: va bene, fatemi capire come si fa. Quindi la mia collega capo pro tempore del politico è andata in AGCOM e la AGCOM gli ha fatto capire che per la AGCOM erano importanti solo i telegiornali delle 13.30 per quanto riguarda il TG1 e delle 20. E tutto il resto non contava. La stessa cosa mi è stata ripetuta insieme alla collega presente in una riunione del 20 giugno, e quindi mi si faceva presente che c'era il TG delle 13.30 e delle 20. Però lì abbiamo fatto presente che c'è un altro organismo, che è l'Osservatorio di Pavia, che invece invita a monitorare tutte le edizioni. Al che ci è stato detto testuale che bisognava trovare una sintesi, che bisognava aprire un confronto con Pavia per armonizzare il monitoraggio. Questo, insomma, perché io, dopo aver avuto interlocuzioni con Pavia, scoprivo che quelle rilevazioni dell'AGCOM, che l'AGCOM invece le rilevava tutte, allora io non capivo, dico, mi hanno detto 13.30-20, poi invece dall'osservatorio mi scopro che invece era le rilevazioni avvenivano in modo univoco. E quindi, diciamo, sono andato a rileggermi i criteri metodologici di AGCOM, e anche qui scoprivo quello che, a differenza di quanto mi era stato detto, è che anche AGCOM effettivamente rivela tutte le edizioni e non solo quelle dei 30. Quindi, con un po' di confusione, ho messo dei paletti. Poi ho letto che le rilevazioni della AGCOM devono avvenire su base trimestrale. Perché, e qui torno, diciamo, all'interrogazione di prima, scrive l'AGCOM, si viene chiamati a rispondere relativamente ai dati di un mese e non ai tre previsti. L'AGCOM non a caso prevede una raccolta dati trimestrali, perché è consapevole che particolari contingenze nazionali ed internazionali richiedano, sulla base del diritto di cronaca e del criterio della notiziabilità, una sovrarappresentazione di esponenti di particolari forze politiche o istituzionali. Io faccio l'esempio di quello che mi è capitato a giugno. Sono arrivato, è morto il presidente Berlusconi, ci sono stati i funerali di Berlusconi, ci sono stati due consigli europei sui migranti, il post alluvione,
la realizzazione e contrattazione del PNRR, la riforma della giustizia, la guerra in Ucraina con tutto quello che è successo, con la marcia di Prigozhin, eccetera. Sono state fatte edizioni straordinarie, quindi sono stati sentiti tantissimi. Ovviamente Forza Italia, se voi leggete i dati, ha una sovraesposizione, ma per questo motivo. Quindi si tratta obiettivamente di un evento particolare. E quindi io mi chiedo, come si fa a svolgere il servizio pubblico in modo da aiutare la politica, in modo da aiutare i cittadini a capire? Vi faccio un piccolo esempio. Quando c'è stata la precettazione, ho finito, la precettazione sugli scioperi dei trasporti, abbiamo pensato di fare una cosa così un po' innovativa, ho chiamato il ministro dei trasporti e l'ho messo a confronto con un sindacalista che era favorevole che era contrario a Salvini e che quindi insomma discutevo. Li ho messi a confronto, abbiamo fatto 4 minuti di confronto. Io mi chiedo e vi chiedo, questo è servizio pubblico o non lo è? È servizio pubblico se Salvini era contrapposto, insomma si confrontava con un esponente dell'opposizione? Io credo che questo sia servizio pubblico. Quindi io sinceramente ho trovato all'epoca stucchevoli le polemiche sulla sovraesposizione di alcuni presidenti del Consiglio di TG dedicati in epoca Covid, in epoca post-Covid, in epoche particolari di guerra, eccetera. E quindi, insomma, chiedo a voi e chiedo a tutti quanti veramente di dare una mano a noi a capire come provare a raccontare la politica in modo diverso e provare ad aiutare i cittadini a percepirla in modo diverso e più propositivo. Grazie. Grazie. Passo la parola al dottor Pionati, direttore della GR Radio. Io anzitutto vi ringrazio per questo invito che rappresenta certamente un primo contatto, un'occasione per conoscerci e avviare nel migliore dei modi la collaborazione istituzionale che ci è richiesta. Proprio per conoscerci meglio vorrei fornirvi qualche dato biografico. Il mio percorso professionale all'interno del servizio pubblico è cominciato nel 1984 con una borsa di studio. Giornalista parlamentare dal 1987 e vice direttore del TG1 dal 2002, ho avuto la fortuna di arricchire il mio percorso umano tra il 2006 e il 2013 con una doppia presenza in Parlamento, prima come senatore e poi come deputato. Lo ricordo perché questo mi ha consentito di rafforzare in entrambe le vesti, di giornalista prima e parlamentare poi, una convinzione della quale sono sempre stato assertore, la centralità del Parlamento che si esplica anche attraverso le funzioni di controllo di questa Commissione ed il rispetto del pluralismo, quale unico elemento di garanzia dell'attività giornalistica, ma anche, mi sia consentito, della dialettica politica, una dialettica che per quanto accesa dovrebbe sempre attenersi al rispetto degli avversari e dell'interesse generale del Paese. Oggi che ho assunto la direzione del giornale Radio Rai e di Radio 1, questa è una cosa abbastanza atipica che cercherò di spiegare più avanti, non posso quindi che confermare di fare riferimento ai valori ai quali mi sono sempre ispirato e che sono al centro del contratto di servizio pubblico che intendiamo onorare integralmente. Nella mia ventennale attività di giornalista parlamentare del TG1 ho redatto migliaia di servizi ed effettuato tantissime dirette sull'attività delle Camere e sui maggiori appuntamenti istituzionali. Ebbene, mai sono stato oggetto di rilievi gravi, sostanziali contestazioni, censure o richiami formali per il loro contenuto. Credo quindi di aver dato prova di rispetto delle regole deontologiche che hanno sempre animato la nostra professione. Certo, consentitemi una parentesi semiseria sulla scia di quello che diceva il mio amico e collega, sono stato impropriamente indicato come inventore del cosiddetto panino, che non era un modo per appesantire l'informazione politica, ma il tentativo di riferire le posizioni di tutti e soprattutto di ricondurre ad una unità logica il dibattito politico su un determinato tema. Devo peraltro dire con una battuta che dopo di me non ho visto granché di meglio, se non il tentativo di sostituire l'italico panino con uno spezzatino, certamente più indigesto per lo spettatore e meno adatto alle nostre tradizioni culinarie. Battute a parte, ho brevemente ripercorso la mia storia professionale perché sono convinto che il nostro passato possa e debba essere una garanzia anche per il nostro futuro.
L'essenza del nostro impegno è contenuta nell'articolo 4 del contratto di servizio, allorché si parla di qualità complessiva dell'informazione, un obiettivo che sono convinto di poter garantire anche nel mio nuovo incarico. Affidabilità, credibilità, alta qualità dell'informazione e potenziamento del pluralismo restano al centro del mio impegno e delle mie preoccupazioni quotidiane. Intendiamoci, per non essere ipocriti, l'imparzialità probabilmente è il traguardo più ambizioso al quale ispirarci, perché ognuno di noi ha un proprio orientamento e una propria formazione culturale che è difficile silenziare del tutto. Quello che invece è certamente nei nostri poteri e che io mi impegno quotidianamente a rispettare è la completezza dell'informazione, che costituisce la missione centrale del servizio pubblico. Noi siamo tenuti, cioè, a fornire ai cittadini nella maniera più completa possibile tutti gli elementi di conoscenza che derivano dal confronto politico e istituzionale per consentire loro di formarsi autonomamente una coscienza civica, un orientamento politico e conseguentemente di operare in piena libertà e a tutti i livelli le proprie scelte. Esattamente quello che io penso debba essere il nostro percorso, ragionare non in base al pregiudizio ideologico, ma solo nel rispetto delle sacrosante regole deontologiche in base alle quali una notizia è una notizia, sempre e comunque, quando ci fa piacere e quando ci addolora, quando ci esalta o quando ci abbatte, quando favorisce o sfavorisce un amico. Anche per questo resta prioritaria, come indicato nel contratto di servizio, la necessità di approfondire gli argomenti più rilevanti destinati ad avere importanti ricadute sociali, così come dobbiamo contrastare il fenomeno sempre più insidioso, questo è un capitolo davvero importante, della disinformazione e dell'utilizzo di vere e proprie centrali di false notizie per destabilizzare l'opinione pubblica e condizionare la vita democratica del Paese, a cominciare dalle elezioni politiche generali. La verifica delle fonti e un continuo monitoraggio dei flussi informativi, di cui la radio è certamente uno strumento essenziale, devono consentirci di tenere il cittadino al riparo da questi pericoli, che con il potenziamento e la diffusione sempre maggiori dei mezzi di comunicazione sono oggi sempre più insidiosi. Di per sé la nostra professione sarebbe difficilmente comprensibile e giustificabile se non in un'ottica di servizio. C'è di più. Qualunque lavoro diventa servizio se concepito in uno spirito di crescita comunitaria ed è indubbio quanto la RAI, prima azienda culturale del Paese, abbia contribuito alla crescita della nostra comunità nazionale. Voglio aggiungere però che nel caso specifico dell'informazione radiofonica che io dirigo da 2 mesi, dobbiamo agire anche in un'altra direzione. Contrastare la perdita degli ascolti che ci ha penalizzato sensibilmente negli ultimi anni. Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, possiamo dire che nell'arco di tempo compreso tra gli anni 90 e oggi, metà degli ascoltatori italiani si sono orientati su altre scelte. In buona sostanza siamo passati da 8 milioni a 3,5 milioni di ascoltatori. Questo è un dato rispetto al quale occorre reagire, perché se no non saremmo un buon servizio pubblico e non saremmo dei buoni giornalisti. Poiché la forza del servizio pubblico dipende anche dall'ampiezza della propria risonanza, come ho indicato nel piano editoriale approvato a larghissima maggioranza pochi giorni fa dalla mia redazione, pur continuando a garantire l'informazione più completa e imparziale possibile, dobbiamo anche impegnarci in una serie di innovazioni per recuperare attenzione ed ascolto, soprattutto sulla rete, essendo io un doppio direttore sia del giornale radio, anzi delle 3 edizioni del giornale radio, GR1, GR2 e GR3, che producono complessivamente 48 edizioni al giorno, ma anche della rete radiofonica di Radio 1, che è sicuramente la rete pubblica più ascoltata in Italia. In buona sostanza noi abbiamo un duplice sforzo che siamo chiamati a compiere: garantire un'informazione di qualità, ma trovare al tempo stesso gli strumenti migliori per recuperare l'attenzione dell'opinione pubblica. Quello che ci serve, a mio giudizio, è una scossa nel tentativo di aprirsi e connettersi ad una società in rapida evoluzione. Dobbiamo rilanciare in forme nuove e probabilmente più adatte ai tempi contenuti informativi che per la loro qualità e per il rispetto delle regole deontologiche non hanno bisogno di grandi ritocchi. In una parola, dobbiamo renderci più appetibili lavorando più sulla forma che sulla sostanza.
La missione cui sono chiamato insieme ai tanti colleghi del giornale radio e di Radio 1 è insomma quella di dare anima e significato alla nostra identità di servizio pubblico. Ciò di cui ci occupiamo ogni giorno ha un impatto sociale ancora più rilevante rispetto ad altre importantissime professioni perché, come ho detto poco fa, incrocia e forma l'opinione pubblica, l'immaginario, la diffusione delle idee, la condivisione di esperienze. Tutto questo vuol dire fare informazione nel servizio pubblico, coltivando innanzitutto l'amore per la verità, il rispetto del pluralismo e l'attenzione per la dignità di tutti coloro che sono coinvolti nel processo informativo. Il nostro lavoro si nutre di idee e contenuti, della capacità di cercare notizie, raccontare, trasformare in esperienza collettiva anche i fatti più distanti. Ciò che facciamo ci richiama continuamente ad una responsabilità condivisa, perché ciascuno di noi è parte di un disegno comune ed è vincolato alle regole fissate nel contratto di servizio pubblico. L'unica regola del giornalismo onesto, ha scritto il direttore del Corriere della Sera negli anni in cui io cominciavo a muovere i primi passi in questa professione, giovane ventenne in una sperduta provincia del sud Italia, è il rispetto della verità. E questa è la regola a cui mi sono sempre attenuto e alla quale non possiamo non fare riferimento nel servizio pubblico. Ed è a questo principio che, vi assicuro, sarà ispirata la mia attività di direzione nei prossimi mesi, unitamente al pieno rispetto degli impegni sottoscritti dalla RAI nel contratto di servizio pubblico. Voglio anche aggiungere che sotto la mia direzione, come purtroppo qualche volta è avvenuto in passato, specie sulla rete, a nessuno sarà consentito di utilizzare gli spazi del servizio pubblico senza un contraddittorio e ad usare questi spazi come una clava per colpire sempre a senso unico gli avversari politici. Su questo sarò determinatissimo. Non ci sarà nessuno spazio che non preveda al proprio interno un contraddittorio fra posizioni diverse. Conto in questa mia, diciamo, battaglia sulla vostra collaborazione e sulla vostra più attenta opera di vigilanza, assicurando la mia totale disponibilità. Grazie. Grazie a lei. Passo la parola al dottor Preziosi, direttore del TG2. Signora Presidente, desidero subito ringraziare lei e tutta la Commissione parlamentare di vigilanza per questa occasione di incontro e anche di conoscenza. Leggerò anch'io un breve testo nel tentativo di essere chiaro e poi anche di rimanere nei tempi assegnati. Anch'io, come chi mi ha preceduto, ho assunto la responsabilità della testata che dirigo, il TG2, da poche settimane e da pochi giorni ho presentato all'azienda e alla redazione il mio progetto editoriale che è stato approvato a larghissima maggioranza. Ebbene, in questo progetto editoriale sono ben presenti i contenuti dello schema di contratto di servizio. In sintonia, infatti, con questo schema ho assunto l'impegno ad un racconto che si ispiri sempre ai principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo. E fin dal mio primo editoriale ho confermato alle telespettatrici e ai telespettatori l'impegno per un TG2 al servizio dei cittadini, un TG plurale, aperto al nuovo e al futuro, capace di raccontare temi, sfide, luci e ombre del nostro presente. Insomma, un TG2 credibile, aperto, pronto ad affrontare la sfida del domani, impegnato contro ogni forma di discriminazione. Seguiremo con scrupolo i grandi temi, parlo di lavoro, di impresa, sicurezza, salute, ricerca, innovazione scientifica. Cercheremo di raccontare l'Italia ed il mondo con uno sguardo attento all'Europa, alle istituzioni europee e al ruolo dell'Italia nell'Unione Europea. Non rinunceremo naturalmente ai nostri approfondimenti e alle nostre inchieste, perché lo ricordiamo, non c'è soltanto lo spazio del telegiornale, ma tutta la produzione informativa della nostra testata ha da sempre questa vocazione. Parlo ad esempio di TG2 Dossier, che è storicamente un programma di approfondimento e di inchiesta. Parlo di TG2 Post, che proprio nell'attualità e nell'approfondimento trova la sua cifra, la sua essenza. Parlo di TG2 Italia, la rubrica del mattino, 50 minuti tutte le mattine, che tra l'altro si chiamerà da settembre TG2 Italia Europa e che immagino come uno spazio fortemente evocato ai temi dell'attualità e dell'approfondimento. Cercheremo in poche parole di offrire ai cittadini un'informazione di qualità, quella qualità dell'informazione che è stata esplicitamente richiamata dall'articolo 4 del contratto
di servizio e sulla quale ha riflettuto recentemente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando ha ricordato, cito le sue parole, la necessità della consapevolezza in una informazione accurata che sappia anche contrastare il crescente fenomeno delle false informazioni create ad arte e che purtroppo hanno la caratteristica di diffondersi molto velocemente. Fine della citazione. Ricordare le parole del Presidente Mattarella mi consente di parlare di un tema che mi è a cuore e che è a cuore a tutta la RAI, quello della lotta alla disinformazione e la lotta alle fake news. Una delle sfide che ho posto a me stesso nel piano editoriale è poi quella di riuscire a raggiungere i giovani che spesso si informano, o meglio, credono di informarsi con fonti non giornalistiche o propalatrici di fake news. Ebbene, anche qui cercheremo di muoverci in piena sintonia con i principi espressi questa volta dall'articolo 5 del contratto di servizio. Io ho una mia personale idea e volevo condividerla con voi. Noi non dobbiamo soltanto parlare ai giovani, noi dobbiamo cercare come servizio pubblico di parlare con i giovani. Dobbiamo iniziare a parlare con loro per comprendere e raccontarne idee, progetti, sogni, speranze e problemi. In linea con questa idea di dialogo e di conoscenza, nelle ultime settimane abbiamo lanciato come TG2 una campagna con giovani influencer che proprio al nostro telegiornale hanno affidato i loro appelli contro le sfide sul web. Sono quelle sfide che sono spesso causa di drammatici incidenti, di mortali incidenti stradali, come quello in cui ha perso la vita il piccolo Manuel a Casal Palocco. Ecco, proprio questa campagna social da noi lanciata costituisce un primo importante esperimento per parlare con i giovani ed attrarre la loro attenzione sul giornalismo di qualità. Altre iniziative naturalmente seguiranno. Sempre a proposito della necessità di parlare con i giovani, è nata anche l'idea di dedicare questo progetto editoriale ad un giovane di 29 anni. Si chiamava Antonio ed aveva due grandi passioni, il giornalismo radiofonico e l'Europa. Si trovava a Strasburgo a dicembre del 2018 per seguire un'assemblea plenaria del Parlamento europeo. Un proiettile dell'ISIS ha stroncato la sua vita, ma non il suo ricordo. Per questo ho voluto ricordare nel mio piano editoriale che gli ho dedicato, e voglio farlo quest'oggi anche con voi, Antonio Megalizzi, affinché la sua passione continui a vivere in tutti noi, nei giovani giornalisti, e perché non ci manchi mai il coraggio di raccontare la verità, anche quando questo racconto ci mette a rischio della vita. Penso ad Antonio, penso a Daphne Caruana Galizia, penso alle tante giornaliste e ai tanti giornalisti che per amore della verità hanno affrontato il rischio e perso anche la vita. Ho citato il tema delle fake news perché considero questo tema, considero le fake news un vero e proprio veleno dell'informazione. Io credo che il nostro compito di giornalisti del servizio pubblico sia quello di proteggere le telespettatrici e i telespettatori dalla infezione delle fake news. In che modo? Alzando il livello di controllo e di verifica delle fonti, alzando la nostra soglia di attenzione, oserei dire anche alzando il tasso di eticità che ci impone l'imperativo di vigilare contro false informazioni messe in circolo da chi promuove campagne di disinformazione e di manipolazione dell'opinione pubblica. Cito un caso concreto. Per noi del TG2 è da sempre importante l'informazione medico-scientifica. Tra le nostre rubriche di approfondimento e di inchiesta c'è Medicina 33. Ecco, si tratta di uno spazio di eccellenza che io considero un vero e proprio presidio nella lotta alla disinformazione e alle fake news, che purtroppo si diffondono sulla salute e sulla lotta alle malattie. In questa logica confermeremo la nostra sensibilità rispetto agli esiti delle ricerche scientifiche, non soltanto dal punto di vista medico naturalmente, ma anche su temi centralissimi nel dibattito di oggi come la tutela dell'ambiente. Racconteremo quindi la transizione ecologica, cercando di offrire con un'informazione corretta e completa il nostro contributo a quella tutela globale del creato, alla quale fa sempre appello Papa Francesco. Personalmente poi considero centrale la formulazione dell'articolo 10 del contratto di servizio, quello che parla di parità di genere e di pari opportunità.
Noi del TG2 saremo naturalmente in prima linea nella denuncia delle discriminazioni, degli stereotipi, evidenziando competenze, illustrando ai cittadini gli strumenti di difesa, quindi gli strumenti normativi italiani ed europei a tutela delle persone. Un'ultima riflessione la vorrei dedicare anch'io all'informazione politico-parlamentare, che secondo la tradizione del TG2 vorrei che continuasse ad essere equilibrata, chiara e plurale. Il nostro lavoro deve essere ispirato a criteri di rigorosa rappresentazione delle posizioni del governo e di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, nel rispetto del pluralismo e del corretto rapporto di presenza. Mi aiuteranno in questo la mia personale coscienza, il sostegno di una redazione di straordinari professionisti e anche l'esperienza quinquennale che credo di aver maturato alla guida di Rai Parlamento. Venendo molto brevemente e chiudo ai contenuti, mi piace dirvi che anche che al modello lineare di racconto della giornata politica desidererei si aggiungesse la realizzazione di servizi tematici che ci consentano di spiegare ai cittadini gli argomenti che animano il dibattito politico ed istituzionale, le iniziative dei partiti e una particolare attenzione al dibattito e al percorso di formazione delle leggi con le conseguenti ricadute che l'attività legislativa ha nella vita concreta dei cittadini. Un mio personale obiettivo è quello della chiarezza del linguaggio. Quando parlo di informazione politico-parlamentare mi ricordo sempre un vecchio saggio di Enzo Forcella, giornalista Rai, che nel lontano 1959 scriveva che in Italia i giornalisti politico-parlamentari, quindi noi, scriviamo soltanto per 1500 lettori. E lui li elencava tutti, diceva ministri e sottosegretari, parlamentari, dirigenti di partito, sindacalisti, alti prelati e qualche industriale che vuole mostrarsi informato. Fine della citazione. Ebbene, noi del TG2, questo ve lo garantiamo, non scriveremo per 1500 persone, perché per noi contano tutti e perché a tutti noi ci rivolgiamo e soprattutto da tutti desideriamo farci capire. Signora Presidente, questo è quanto desideravo dire a lei e ai componenti di questa commissione parlamentare nei tempi a me consentiti. Nel ringraziarla ancora per questa occasione di incontro e conoscenza, rimango a sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Grazie. Grazie a voi, ho lasciato qualche minuto in più agli auditi, però credo che fosse giusto. Insomma, e do la parola ai colleghi, cominciamo dal senatore Niscita. Grazie e grazie agli auditi per averci, intanto diciamo anche buon lavoro visto che stanno iniziando tutti da poco. E, due grandi questioni, la prima sul pluralismo e la par condicio, la seconda sulla organizzazione e su come migliorare un po' l'efficienza dal punto di vista economico, secondo voi come si può fare dal punto di vista dell'organizzazione. Sulla par condicio, devo dire sono rimasto sorpreso da quanto ci ha detto il direttore Chiocci, perché la legge 28/2000 è appunto una legge del 2000 e capisco che per lui sia una cosa nuova, ma ci sono centinaia, forse migliaia di delibere dell'Agicom e anche di questa commissione sull'applicazione della legge 28/2000. E peraltro i dati di Agicom, a differenza di quelli dell'osservatorio, sono pubblici e quindi storicamente la rilevazione si fa sulle edizioni principali, ma poi durante la campagna elettorale si fa addirittura sulle fasce orarie, proprio perché le prime rilevazioni furono fatte nelle 24 ore, ovviamente questo, diciamo così, permetteva forme di aggiustamento. Addirittura nelle ultime delibere dell'Agicom, diciamo degli ultimi 6-7 anni, anche un po' di più, addirittura si incrocia come opportuno fare, e in parte fa anche l'osservatore di Pavia, questo dato con l'audience, proprio perché laddove ci fosse la necessità di garantire un riequilibrio, questo riequilibrio va garantito anche rispetto alla platea. Dopodiché è verissimo, anche guardando a quanto ha scritto recentemente in una segnalazione l'Agicom, che si tratta di una legge come dire antica, ma che esiste in tutti i paesi avanzati. Nasce negli Stati Uniti, si chiama Equal Time Access da una parte, o Equal Time Rule, e serve semplicemente a dare un monitoraggio che in realtà non ci dice poi molto sulla qualità dell'informazione, no?
perché ovviamente si confonde il tempo di parola, quello dato direttamente a chi parla, ed è quello che viene poi più misurato dal tempo di notizia, denominati diversamente dall'Osservatorio di Pavia, ma insomma il concetto è lo stesso. È chiaro che un evento come quello dei funerali del presidente Berlusconi è un caso di tempo di notizia, è un caso di cronaca politica. Qui c'è un tema fondamentale su cui ovviamente questa commissione, ma anche l'Agcom, può dare degli indirizzi, ma poi sta la responsabilità ovviamente editoriale, che è esattamente come si mette insieme linea editoriale con libertà editoriale. Se la libertà editoriale è ovviamente uno dei principi cardini su cui si basa il TUSMA e su cui si basa anche, diciamo così, la concessione e poi il contratto di servizio, la linea editoriale è la questione che ha creato più problemi nel corso degli anni, cioè fino a che punto un giornalismo che guardi alla completezza, alla correttezza, all'indipendenza dell'informazione può avere una linea editoriale che sia una linea editoriale non di metodo, ma di merito soprattutto politico. Allora, qui il tema che noi spesso ci siamo trovati a contrastare non è tanto quanto spazio si dà a chi, perché, come una volta ha detto anche una persona di grande esperienza, che è il mio collega senatore Gasparri, io ne ho viste tante quando ero commissario all'Agcom, si possono come dire, confezionare dei minutaggi perfetti con dei telegiornali che sia da una parte o dall'altra completamente squilibrati, no? E viceversa, ci può essere un apparente squilibrio nel minutaggio, ma riuscire poi a dare una rappresentazione autentica del dibattito. È una cosa molto difficile, questa misurazione serve normalmente per due questioni: uno, per vedere quali sono le tendenze, perché quando ci sono squilibri molto forti, quali quelli che per esempio sono stati misurati in questi 9 mesi di governo, noi abbiamo avuto che la somma fra governo e forze di maggioranza superasse in alcuni casi, nei telegiornali della RAI, del servizio pubblico, il 70%, ma serve anche, come dire, a dare una indicazione di massima di quello che accade, ma non può andare nella qualità. Quindi uno dei punti che noi abbiamo chiesto, anche concludo, nel contratto di servizio, è proprio cercare di trovare altri indicatori di qualità. Ma l'altra questione della par condicio è quella dell'accesso, nel senso che bisogna dare un pluralismo anche a soggetti che sono presenti nella società, che non necessariamente sono presenti in Parlamento. Non è che perché una forza politica ha il 2% deve avere per forza soltanto il 2% della rappresentanza se pone un tema politico importante. Quindi sulla par condicio c'è un tema di riflessione. Voglio solo concludere dicendo che questa commissione effettivamente potrebbe, nella par condicio non elettorale che l'Agcom ha deciso di rilevare trimestralmente, ma la decisione che ha preso da troppo fa, fare una delibera di questa commissione che possa stabilire dei criteri un Grazie. Po' più stringenti. Onorevole Boschi, 5 minuti pieni per il gruppo, come abbiamo sempre detto. Abbiamo la par condicio. Non avevo, tanto avrei comunque chiesto un intervento successivo, ma ci dividiamo il tempo con la collega Gelmini, quindi cercherò di essere ipersintetica, anche perché molti dei profili, diciamo, critici che in qualche modo sono emersi dalle parole dei direttori, che ringraziamo, li ha già sottolineati il collega Nicita. Poi chiaramente io mi aggiungo come gruppo anche di Italia Viva Azione alle preoccupazioni del senatore Nicita per quanto riguarda il rispetto dei tempi, visto anche, diciamo, le rilevazioni di questi primi mesi, in modo particolare per quanto riguarda chiaramente i tempi dedicati all'opposizione. Potete immaginare che da rappresentante dell'opposizione, per di più di una forza politica sicuramente più piccola delle altre, soprattutto nella rappresentanza parlamentare all'interno ovviamente del mondo delle opposizioni, è chiaro che la preoccupazione aumenti, perché è molto più difficile trovare la possibilità di avere spazi adeguati per far conoscere anche le proprie proposte, le proprie posizioni politiche. Quindi è evidente che da questo punto di vista non possiamo che chiedervi con forza
un'attenzione maggiore nel rispetto dei tempi. Poi chiaramente ci dovremo porre il tema, che non è vostra responsabilità, su come si computano i tempi maggioranza-governo, perché è evidente che complessivamente assumono un peso nell'informazione notevolmente sproporzionato rispetto a quella che è anche la rappresentanza parlamentare, oltre che nel Paese. Però è evidente che questo è un tema più di sistema. Però almeno nell'ambito dei paletti già fissati un'attenzione, un rispetto ai tempi è necessario, facendo anche attenzione a quella che è la differenza che già ha sottolineato il senatore Nicita tra quella che è la notizia e quella che è la possibilità in qualche modo di esprimere il proprio pensiero direttamente con rappresentanti politici e con dei punti chiave che credo non possano essere messi in discussione. Insomma, che un comizio politico sia un comizio politico è evidente a tutti, non ci vogliono grandi interpretazioni per distinguerlo rispetto alla notizia dell'attività di governo. E siccome in passato si è anche giocato invece su questa ambiguità, io credo che in questa sede sia giusto, diciamo, ribadire alcuni concetti chiave. E al tempo stesso, dato che il direttore del TG1 ha posto il tema e l'ha fatto in modo anche molto intelligente, ragionevole, di come in qualche modo si possa rappresentare la complessità della società, che non necessariamente è ristretta all'ambito maggioranza-opposizione, esponenti, diciamo, di governo o delle opposizioni che si confrontano su alcuni temi, sicuramente è prezioso che i TG del servizio pubblico diano spazio anche a voci, diciamo, della società, dei corpi civili, dei sindacati, delle associazioni di categoria e non strettamente rappresentanti dei partiti politici in Parlamento. È chiaro che questo non può andare a discapito dei tempi riservati ai gruppi politici, perché è evidente che non tutti i partiti politici, o forse nessun partito politico, si può sentire necessariamente rappresentato nelle proprie posizioni rispetto anche a quello che sostiene il governo da altre rappresentanze che parlano per quanto riguarda il loro mondo, esprimono e rappresentano il loro mondo e non certo quello delle opposizioni. Quindi sicuramente in questa sede, da parlamentari, il tema principale, ma è evidente anche dai vostri interventi, è quello del pluralismo e del rispetto dei tempi e della par condicio, e comunque non soltanto per fasce orarie, ma con un'attenzione principale ovviamente ai TG che hanno maggiori ascolti e che possono arrivare a più cittadini. Pongo solo due riflessioni, anzi tre, ulteriori, grazie all'attenzione soprattutto del direttore Preziosi, ma che so che è di tutti, sul tema fake news e che nel nuovo contratto di servizio è comunque più volte sottolineato, quindi sicuramente anche nel nostro parere questa sarà una parte valorizzata, perché è innovativa rispetto, diciamo, ai contratti di servizio precedenti e che è utile soprattutto in questa fase. Due notazioni in più a cui io tengo particolarmente. Ho apprezzato il riferimento alla parità di genere, al contrasto agli stereotipi che è nel nuovo contratto di servizio ma anche nel precedente contratto di servizio, quindi insomma è evidente che rientri nei vostri doveri, ma mi fa piacere che lo sentiate anche come un elemento di condivisione autentica, non solo di rispetto delle regole. Questo vale sia nella valorizzazione delle competenze all'interno delle vostre redazioni, sia nell'attenzione che poi prestate nel dare le notizie. A questo aggiungo, vi chiedo, diciamo, un'attenzione supplementare nel come raccontate alcuni fatti di cronaca che riguardano soprattutto il tema della violenza sulle donne, perché avete una grande responsabilità anche in questo, nel modo in cui scegliete di raccontare alcuni fatti, a chi date voce, perché questo incide molto anche su che tipo di società costruiamo e che tipo di reazione suscitiamo rispetto ad alcuni avvenimenti. Quindi non basta garantire la parità, contrastare, diciamo, gli stereotipi, ma quel tipo di attenzione. Altri due spunti, perché è una parte su cui torneremo anche nel parere sul nuovo contratto di servizio, ma che è previsto in quello già in vigore, l'attenzione ai minori, perché purtroppo o per fortuna, io dico per fortuna, con i vostri TG arrivate in alcune fasce orarie anche a tanti minori che mi auguro guardino con i loro genitori TG, e che abbiano dei genitori accanto che possano anche aiutarli a comprendere notizie, ma voi sapete che entrate, diciamo così, in punta dei piedi nelle famiglie di milioni di italiani, soprattutto in alcune fasce orarie, vi guardano anche dei minori e non è facile conciliarlo con la necessità poi di dare notizie in modo efficace, lo capisco. Ultimo tema, il garantismo. Voi spesso dovete dare notizie di cronaca o di anche, diciamo, valutazione più o meno politica su fatti che attengono anche alla cronaca giudiziaria. E spesso questo avviene anche quando non ci sono sentenze definitive, ma semplicemente indagini, avvisi di garanzia. Se può concludere. Sì, scusi. E ovviamente questo, sapete, riguarda spesso anche politici. Senatore Bergesi.
Grazie Presidente, ma la collega non doveva dividere il tempo? Se glielo concedete sì, perché l'onorevole Boschi ha preso più di 6 minuti. Concedigli un paio di minuti. Prego. Sarò rapidissima, mi sottraggo alla richiesta, come dire, sindacale da membro della Commissione di Vigilanza. Mi interessa più con voi condividere due punti. Il primo lo ha toccato prima il direttore Pionati, la centralità del Parlamento, perché credo che siamo già in un sistema nel quale il governo prende il sopravvento, ma io credo che abbiamo il compito di ridurre l'astensionismo, di favorire la partecipazione al voto e quindi di dare un'immagine della politica istituzionale. Si avvicina l'agosto, si parlerà solo delle vacanze dei parlamentari. Provate a fare un confronto tra quanto durano le vacanze in Italia e quanto durano al Parlamento europeo e negli altri paesi. Perché credo che la stagione della demonizzazione, della delegittimazione della politica debba finire. Non si chiedono sconti, ma chiarezza, trasparenza e rispetto per il ruolo istituzionale. Il secondo punto che tocco è la lotta alle fake news, l'ha toccata il direttore Preziosi, anche il direttore Chiocci. Credo che la vostra presenza, la presenza dei TG sui social, sia la cosa più importante per creare un confronto tra un'informazione seria e le cosiddette fake news. E prima di entrare nel merito della campagna delle elezioni europee, tutto ciò che si può fare per rappresentare ancora una volta in maniera istituzionale e seria il lavoro dell'Unione Europea, l'ho detto prima al direttore Preziosi, credo che sia un fatto estremamente importante. Finito. Grazie senatore Bergesi. Grazie Presidente, grazie naturalmente ai direttori per l'illustrazione e ognuno per la propria posizione, per quanto è stato detto e ci è stato illustrato. È importante il contratto di servizio, sappiamo che è un'azione rilevante, deve avere un'azione inclusiva come è stato detto, ci vuole responsabilità, credibilità, vogliamo una RAI pluralista, la vogliamo imparziale, la vogliamo indipendente, non la vogliamo perché siamo la vigilanza RAI, ma la vogliono quei 20 milioni di italiani che pagano il canone e che compatibilmente con le esigenze di ognuno di noi cercano delle risposte magari informative importanti. Ed è per questo che credo che, come è stato detto in precedenza, il giornalismo nero, onesto e il rispetto della verità. Questo credo che sia sostanziale perché per tutti noi. Però ecco, volevo chiedere come intendete voi coniugare la transizione digitale e media company dell'azienda prevista dal contratto di servizio, mantenendo degli altissimi standard informativi quali sono dovuti soprattutto alle primi due telegiornali del nostro paese e poi anche attraverso, credo che il giornale radio abbia una sua importanza oggi. E poi volevo chiedere che rispetto al piano editoriale che è stato approvato dalla redazione del TG1, visto che Chiocci così vediamo su questo, quali sviluppi possiamo aspettarci? Lei prima ha parlato di essere, diciamo, più presente e più importante l'informazione sugli esteri. Il tema dell'economia per noi è un tema sostanzialmente importante, ne ha parlato anche prima il direttore Preziosi. Su questo aspetto io credo che noi dobbiamo dare delle informazioni, diciamo dal punto di vista dell'evoluzione della crisi economica, l'inflazione, i vari temi che toccano le famiglie e le imprese del nostro paese. Dall'altra parte poi abbiamo anche il tema della GR, del giornale radio, se intende anche promuovere, lei dottor Pionati, a livello nazionale la voce dei vari territori, magari per riuscire a colmare quello che è stata la perdita di questi ultimi 30 anni, come ha detto bene lei, di ascolto, magari promuovere i territori e l'attività anche e soprattutto in ambito nazionale per darne conoscenza a tutti. E in una crisi anche dell'informazione televisiva abbiamo visto che ci sono dei dati sorprendenti per quanto riguarda Uno Mattina Estate. No, ho visto dei dati ultimamente che sono molto molto importanti, credo che questo sia dovuto al fatto di un'informazione che è più ampia, forse anche più corretta, se questo può essere un esempio anche da seguire perché su altri momenti della giornata, perché potrebbe essere interessante. L'invito e l'attenzione ai giovani, perché questo è fondamentale, renderli protagonisti ma anche responsabili, perché a volte l'influencer è un protagonista,
però anche responsabile, perché la responsabilità ne deriva anche il fatto del coinvolgimento e di creare veramente quegli esempi virtuosi che forse a volte mancano al nostro Paese. Grazie Presidente. Grazie a lei, l'onorevole Bonelli. E grazie, innanzitutto auguri di buon lavoro. E devo dire che ho molto apprezzato il riferimento alla strategia contro la disinformazione e le fake news. Io penso che sia un elemento centrale che il servizio pubblico deve costruire in questo Paese, indipendentemente dalle collocazioni politiche, lo dico, perché è un qualcosa che mina la capacità di crescita culturale nel nostro Paese e la capacità di avere anche un elemento critico di valutazione di quello che accade nel nostro Paese. Purtroppo l'abbiamo visto con il Covid e lo vediamo, ovviamente lo dico dal mio punto di vista, sulle questioni che attengono la transizione ecologica, dove la comunità scientifica internazionale, gli organismi internazionali, gli accordi internazionali vanno in una certa direzione, dopodiché è chiaro il contraddittorio, ho ascoltato attentamente quello che diceva Pionati nella sua lunga esperienza, e dico politica perché la politica è una parola nobile e quindi non dobbiamo come dire vergognare di usarla, però è un elemento che deve essere assolutamente considerato. Quindi ci tenevo a dire che ho apprezzato molto questo riferimento sul tema del pluralismo. Questo è un aspetto fondamentale. Noi siamo in Parlamento, abbiamo dei gruppi parlamentari, siamo tutti consapevoli dei pesi che gli elettori hanno assegnato, ed è anche giusto che chi ha avuto più consenso abbia una capacità di rappresentazione. Però c'è un problema che riguarda il senatore Nicita, lo ha detto, e quindi non aggiungo altro a quello che il senatore Nicita, diciamo che lo sottoscrivo, ecco, così sta a verbale. Però c'è un elemento, scusate se lo dico in maniera molto chiara, siccome siamo dei gruppi parlamentari abbiamo, devo dire, il diritto, dico tra virgolette, di poter avere l'accesso di altri gruppi parlamentari e avere anche lo stesso trattamento. Entro nello specifico. Se arriva un leader politico o una leader politica che legittimamente gli viene chiesto in prima serata di esprimere agli italiani, alle italiane, qual è la visione su alcuni temi del momento attraverso un'intervista lunga in prime time e quant'altro, io penso che questo debba essere consentito e garantito anche ad altri gruppi parlamentari. Non può esserci un dislivello da questo punto di vista, almeno dal mio punto di vista, poi potrò anche sbagliare, e vale a dire, è chiaro che poi deve stare tutto all'interno dell'autonomia della redazione, della linea editoriale, però questo è un problema che io segnalo ai direttori qui presenti, su cui sarebbe anche importante riuscire a equilibrare in questa maniera. Inutile che faccio esempi, sarebbe inopportuno, siamo tutti, abbiamo, penso di essere stato estremamente chiaro da questo punto di vista. Quindi io mi fermo proprio qua, spero che la sintesi la Presidente l'abbia apprezzata del mio intervento, e grazie e buon lavoro. Grazie, sì, l'ho apprezzata, stiamo recuperando. L'onorevole Sbardella. Diciamo che noi registriamo con notevole piacere che finalmente si apre un dibattito sul argomento della par condicio e del pluralismo, considerato il fatto che nelle scorse legislature Fratelli d'Italia ha subito notevoli violazioni in quanto a presenze televisive. E a riguardo chiediamo alla Presidenza di fornirci, magari di fare un approfondimento su come erano i dati, almeno nelle ultime tre legislature, per verificare, per confrontare i dati rispetto a quelli attuali. Ovviamente, sempre riguardo alla par condicio, torna l'annoso conflitto fra il metodo quantitativo e il metodo qualitativo, anche in virtù delle diverse fasce dei TG, e di conseguenza ovviamente i TG più ascoltati hanno un peso diverso rispetto a quelli seguiti meno. Per questo si potrebbe per esempio fare una divisione per fasce, uno studio, dei dati, stabilire dei dati per fasce di importanza di TG.
Anch'io noto, anche noi notiamo con piacere il fatto che ci si stia attrezzando per difendersi dalle fake news, e in questo vi chiediamo se ritenete che nel contratto di servizio ci debba essere, diciamo, un approfondimento, mettere qualcosa in più riguardo questo argomento. In particolare invece volevo chiedere al direttore Chiocci, ma poi lo estenderei a tutti gli altri direttori, come stanno andando secondo lui gli ascolti del TG1, dice, in virtù della sua nuova esperienza, e in virtù invece dell'ambizioso piano editoriale che ha presentato e che ha avuto già riscosso questo successo, diciamo, di apprezzamento sia del CDA che della redazione, se ritiene di avere le risorse sufficienti per attuarlo. E questo lo estendo anche agli altri direttori, che ovviamente le risorse per attuare un piano poi sono indispensabili, perché altrimenti rimane, diciamo, rimangono, diciamo, belle idee ma poco realizzabili. In particolare invece al direttore Pionati volevo chiedere, noi negli ultimi anni abbiamo sempre avuto questo fenomeno che i lavori parlamentari sono sempre stati raccontati più da Radio Radicale che non dalla RAI, diciamo. Volevo capire se secondo lui si può nel contratto di servizio ribilanciare questa cosa, se ammesso che Radio Radicale abbia fatto nel corso degli anni un'attività eccellente al riguardo, però essendo, diciamo, riguardando il servizio pubblico, se la cosa può essere. Altra cosa, altra domanda che invece faccio a tutti e tre, mi rendo conto di aprire un argomento abbastanza delicato, ma se secondo loro ha ancora senso che la RAI abbia una serie di TG spesso in concorrenza tra loro a livello di ascolti. Grazie. Grazie a lei. Comunque, per informazione, sul sito della Vigilanza ci sono tutte, diciamo, le percentuali e tutti i dati anche passati. Non è solo Fratelli d'Italia in alcune situazioni, diciamo, di limite di percentuali di presenze del passato. E l'onorevole Caro Tenuto. Provo a smutarmi se mi confermate che mi sentite. Sì, confermiamo. Sì, sì. Perfetto. Allora, io volevo dire che io sono un giornalista pubblicista e quando ho iniziato ormai una ventina di anni fa con questo, diciamo, mestiere che ho coltivato abbastanza, devo dire, ho fatto del mio motto quello di un collega argentino, Orazio Verbischi, che diceva che il giornalismo è diffondere quello che qualcuno non vuole che si sappia, il resto è propaganda. Ora, di fronte a certi dati viene un po' da pensare che forse questa cosa non vale per tutti, cioè non vale per tutti lo stesso principio, anzi sembrerebbe alle volte valere il principio opposto, cioè giornalismo sarebbe censurare ciò che chi ha il potere non vuole che si sappia, e invece bisogna concedere a chi ha il potere tutto il tempo per diffondere il suo verbo. E infatti, diciamo che, perdonatemi la battuta, mi aspetto ormai una rubrica del TG1 sugli hobby, su come riempie il tempo libero il Presidente del Consiglio, e non magari però quello del Senato, perché sappiamo che potremmo pescarlo a assolvere i suoi parenti da accuse più o meno gravi. Ho sentito parlare di fake news, per noi, io sono del Movimento 5 Stelle, ad esempio ciò riguarda il cambiamento climatico, potrebbe valere anche parlare di quanto ad esempio sia stata oggetto di una campagna denigratoria Virginia Raggi quando era sindaco di Roma. Oggi non mi sembra che Roma brilli, ma la differenza di trattamento tra i sindaci è evidente a tutti. O ad esempio del reddito di cittadinanza, che è stato bersagliato come un punchable senza mai raccontare tutti i benefici che ha portato agli ultimi. Del benefico risultato comunque di ridistribuire e riequilibrare le ricchezze laddove il fisco non riesce a attingere più dai grandi capitali per distribuire equamente i servizi. Ecco, queste per noi per esempio sono delle fake news o disinformazione, decidete voi come chiamarla, e secondo noi rappresenta un vero e proprio problema che genera anche disaffezione verso l'informazione e verso quella pubblica in particolare, che dovrebbe caratterizzarsi per una realtà maggiore chiaramente.
ho ascoltato la proposta di uscire dalla logica del panino, ne ho parlato qui in vigilanza in una delle nostre prime in riunioni, e assicuro che sarei veramente felicissimo di uscire da quella logica, ma se queste sono le premesse, è vero che è un mese, io vi auguro buon lavoro e vi auguro di rettificare quello che i dati di Agicom e dell'Istituto di Pavia ci dicono di questo primo mese, però dicevo, se queste sono le premesse, a questo punto ho paura che possa essere controproducente. E quindi, dopo aver ascoltato i vostri appunti, vi domando, un po' tra il serio e il faceto, se per voi le regole del pluralismo non siano lesive della libertà di propaganda. E guardate, io dico la verità, dissento, ma posso anche comprendere le esigenze che abbiate, le sensibilità e uno sguardo vostro. Il punto però è che dirigete telegiornali, giornali radio che sono sovvenzionati da tutti gli italiani. Se si vuole bene all'azienda la si deve trattare con i guanti di velluto, perché il pagamento del canone va giustificato salvaguardando le differenze dal privato. I TG Mediaset ad esempio danno a Forza Italia dei numeri che sono sovradimensionati, cosa che pure non potrebbe essere, ma di cui nessuno si stupisce che faccia. In Rai però non è tollerabile da nessun punto di vista quanto se accade qualcosa del genere. E quindi dal mio punto di vista due sono le cose: o si cambia registro e si comincia a rispettare le direttive sul pluralismo, oppure da qui partiranno interrogazioni a raffica e rischia di non avere più tempo libero. In tutti i telegiornali e radiogiornali il movimento è nel tempo di notizia largamente sottodimensionato rispetto alle altre forze politiche. I dati parlano chiaro e li avete tutti a disposizione. E io penso quindi che non è corretto considerare solo quel terzo dedicato all'opposizione e poi riempirlo quasi totalmente di contenuti di una sola forza politica e non di quelle con analoga rappresentanza parlamentare. Per cui vi chiedo un cambio di passo e vorrei che mi rispondeste con sincerità, ma temo di illudermi, vorrei porvi una domanda semplice, però la direi una risposta, anche perché ci stiamo abituando a una certa elusività da parte della RAI nei confronti dei quesiti che poniamo in vigilanza, e questo non va proprio bene. E la domanda è: se non ritenete che pluralismo significa garantire alla minoranza anche più tempo che a chi governa, se non pensate che l'informazione dovrebbe essere un contrappeso e uno stimolo per chi ha il potere, e quindi quali strumenti ritenete congrui per misurare in modo efficace il pluralismo? E infine, se non considerate l'ipotesi di dare alle inchieste anche uno spazio all'interno delle edizioni principali del TG, e in ogni caso se non valga la pena inserire la valorizzazione del giornalismo d'inchiesta nell'articolato del contratto di servizio, visto che oggi è relegato nell'allegato. Grazie. Grazie, senatore Gasparri. Otterrò un taglio diverso dall'ultimo intervento, perché sugli spazi televisivi mi chiedevo se morisse il collega se dovesse avere lo stesso spazio che ha avuto Berlusconi in televisione, che ha alterato anche i minutaggi. Questo ovviamente mi auguro che non ci sia la verifica di questo fatto, ma era un'ipotesi di studio che faceva. Certo, senatore Gasparri, certo. Teniamoci domanda. Era un modo di dire per tornare sulla realtà. È un intervento grazioso. Perché si diceva che Forza Italia c'è troppo spazio, magari ne avesse avuta di meno nel mese di giugno Forza Italia di spazio in televisione, insomma. Ma diciamo, io voglio solo limitarmi a fare gli auguri ai direttori, di cui conosco nelle varie fasi della loro vita professionale, l'impegno. Per quanto riguarda la questione dei minutaggi, è una questione che continueremo a discutere per l'eternità, questa è la verità, perché prima qualcuno si meravigliava, diceva maggioranza e governo hanno avuto il 70%. Io ricordo che Zaccaria teorizzò una cosa che non era prevista dalle leggi, il famoso un terzo governo, un terzo maggioranza, un terzo opposizione. Poi Zaccaria l'ho trovato parlamentare nelle file della sinistra dopo essere stato presidente della RAI, perché alcuni sono imparziali sempre, perché essendo di sinistra nascono imparziali e campano imparziali. Poi prima fanno i presidenti, poi fanno i parlamentari, cosa che è pienamente legittima. Adesso anche il direttore Pianati ricordava altre sue esperienze parlamentari, però alcuni invece sono sempre imparziali, altri sono sempre parziali. Quindi io mi limito a fare gli auguri, e sui minutaggi, sulla par condicio, continueremo a discutere per l'eternità, perché certamente anche le norme vanno riviste in qualche maniera. Adesso si è teorizzato che ad esempio l'opposizione dovrebbe avere più spazio della maggioranza, ognuno può dire la sua, insomma, è un dibattito. Io le osservazioni che faccio sono tre rapidissime. Una, io sostengo da anni che avendo la RAI più testate, in questo caso mi riferisco alla televisione, poi il giornale radio diciamo ha un'unica direzione, ma più testate,
forse il sistema delle interviste equilibrate sui vari telegiornali a volte sarebbe meglio dei 15 secondi che noi, come dire, esibiamo, che a volte voi potreste prendere dalla Cineteca, 15 secondi miei di 5 anni fa o di oggi, più o meno la frasetta smozzicata è sempre la stessa. Forse a volte anche una par condicio sostanziale che nell'arco di una settimana, di 15 giorni, in una rotazione di interviste dia spazio a tutti, forse è meglio avere un'intervista, una tanto, di un minuto in cui uno esprime vari concetti, che i 15 secondi più volte, che è una frase che, come se uno la estrapola, non si capisce poi cosa significa. L'altra questione che mi preoccupa come difensore della RAI è il tema della radio, che ha toccato Pionati quando ha detto 8 milioni un tempo, 3 milioni e mezzo. È chiaro che il mondo è cambiato nella radio, perché prima non c'erano network potentissimi, oggi c'è la radiovisione, ci sono mille modi di fruire la radio. Questo è un tema che la RAI si deve porre anche investendo, credendo di più nella radio, che ha una tradizione fortissima, che ha una funzione importantissima, e oggi ha una competizione che cambia lo scenario, ma credo, senza nulla togliere ovviamente ai direttori dei telegiornali, che il tema rapporto con i giovani che consumano in modo diverso l'informazione, in questo la crescita di RaiPlay e di altri strumenti aiuterà, e il tema della radio che oggi si deve, come dire, ripensare perché agisce in un mondo diverso, siano due questioni prioritarie per la RAI. A voi. Grazie, onorevole Lupi. Grazie, intanto anche da parte nostra auguri a chi torna e a chi è nuovo negli incarichi. A me è piaciuto molto, mi sono piaciute molto le vostre relazioni perché sono strettamente connesse al lavoro che noi dobbiamo fare, come rinnovarsi rimanendo se stessi, parlare con i giovani, non parlare ai giovani, e questo è un metodo che dovremmo usare su tutto, sui giovani ma sul racconto della realtà, perché un conto è dominarla e un conto è raccontarla e farli diventare protagonisti. La centralità del Parlamento e delle istituzioni. Vengo alle domande. Non è indifferente, ed è ovvio che sarà il tema di questi 5 anni, il fatto che l'insediamento di questa commissione di vigilanza si accompagna con il contratto di servizio e con il parere, perché è il lavoro comune che faremo. E uno dei temi che avete posto è quello degli indicatori. Come facciamo insieme a misurare il vostro lavoro, ma il nostro lavoro, perché è interesse di tutti. Lo abbiamo posto anche all'AGCOM, all'Osservatorio di Pavia, cioè dovremo aiutarci a capire come ampliare in questa modalità di aiutarci a misurare gli obiettivi che noi ci poniamo e che sono posti nel contratto di servizio. Ma per me sono tre le domande. Pluralismo. Innanzitutto il pluralismo non è solo politico, ma è culturale. E anche come, e voi fate, svolgete radio, telegiornali, eccetera, una funzione fondamentale è raccontare un pluralismo di una società che è viva, che ha drammi, ma che ha anche positività. Tre esempi velocissimi. La giornata mondiale della gioventù che si svolge non è solo la notizia quando va il Papa, ma se migliaia di giovani italiani vanno e spendono a loro spese, fanno a loro spese un viaggio, eccetera. Raccontare quella positività è un pluralismo di una società che, quindi, il tema dell'Europa, l'avete accennato, non è solo un problema di par condicio, è un problema di capirne la portanza. Il tema, ovviamente, so che c'è cosa, io sono l'ultimo e salutiamo tutti. Scusi, onorevole Lupi, io vado avanti. La lascio subito. Avendo la forza di fare il capogruppo della minoranza e della maggioranza, ed è uno dei temi che porrò, posso rimanere. Farò mandare le risposte dei quesiti in maniera scritta, in modo tale che voi possiate leggere tutto ciò che, insomma, potranno dire i nostri auditi. Prego, continui. Va bene, comunque ci siamo capiti su questo tema e potrei andare avanti. Le buone notizie, insomma, questo mi interessa capire nei vostri piani editoriali come questo viene valorizzato. Il pluralismo politico. Io credo che si debba partire intanto dal, e questo mi piacerebbe che lo avete posto, risottolinearlo, dal valore delle istituzioni e dal valore della politica. Il valore della politica, cioè invitare un politico a parlare, non è solo per il peso politico, ma perché è un segno importante che si dà alla società. La denigrazione avvenuta in tutti questi anni e che continua a avvenire, secondo me, fa male a tutti. Fa male alla maggioranza, fa male all'opposizione, e quindi da questo punto di vista
anche le modalità con cui le istituzioni e la politica possono essere valorizzate, al di là dei panini, eccetera. Tentativi ne sono fatti nei diversi spazi, nelle trasmissioni, nei contenitori. E poi il tema delle minoranze, perché il pluralismo è anche questo, è giusto i pesi e ci mancherebbe altro, ma un racconto corretto della maggioranza ha anche la possibilità di dover dire che è plurale la maggioranza, ma è plurale anche l'opposizione, e quindi la possibilità di come si può crescere raccontando, avere le pari opportunità per raccontare. Se si fa un racconto sbagliato della realtà, se si continua a dire che l'opposizione è fatta solo di due o la maggioranza è fatta solo di due, secondo me non aiuta né l'opposizione né la maggioranza, ma non aiuta il servizio che si sta facendo. Io credo che ci siamo capiti anche su questo. Le ultime due domande, secondo me, sono sulla radio. Io credo che sia uno strumento formidabile, formidabile, chiunque, questo forse è la RAI del futuro. Come è possibile averla abbandonata, tra virgolette, senza averla rinnovata? E credo che questa sia una sfida delle sfide, e anch'io poi mi aggiungo alle altre temi che non li ripeto, fake news, parleremo da par condicio, però ci siamo capiti. Grazie. Grazie, io chiedo ai direttori di essere abbastanza sintetici, in modo tale che poi comunque hanno l'opportunità, mandando il proprio contributo, di arricchirlo con le risposte che magari adesso non riescono a esaurire. Grazie. Allora, tante domande, provo a sintetizzare. Il senatore Nicita ha parlato di tante cose sulla par condicio, poi anche riprese da Lupi, linea editoriale, linea libertà editoriale, però io ribadisco che nonostante siano scritte, nonostante anche la GCOM recentemente abbia, insomma, si sia rivolta al governo per cercare di chiarificare queste regole, perché è veramente un problema. Io oggi vorrei chiedere se oggi possiamo mettere un punto, almeno un paletto, uno solo, sulle regole. Si possono fare i rilevamenti trimestrali, come si dice? Si può discutere sul rilevamento trimestrale, o dobbiamo stare ognuno ogni mese a gestire i dati come si vuole? Io questo, almeno questo, chiedo ai signori componenti della Commissione. All'onorevole Boschi, che ha parlato poco fa dell'attenzione alle donne, questa è massima da parte del TG1. Qualcuno ha detto che, insomma, che l'attenzione parte anche dai vice direttori, che sono 5 su 7 donne. L'attenzione che noi abbiamo dato, credo, l'altro giorno, proprio in occasione del femminicidio, abbiamo aperto il telegiornale con il femminicidio, e non è una cosa solo fine a se stessa, solo fine alla cronaca, ma proprio per sensibilizzare questo tema. Sui minori ho raccomandato attenzione massima a tutti i colleghi, perché spesso purtroppo i TG, per inseguire la notizia, a volte anche sulle cose più apparentemente insignificanti, ma che poi fanno dei danni incredibili, insomma, di fare grande attenzione sull'esposizione dei fatti, sui nomi, sui volti, eccetera. Sulla cronaca giudiziaria, Boschi sfonda una porta aperta. Io sono quasi sicuramente garantista quanto lei, se non più di lei. L'onorevole Bergesio ha fatto dei riferimenti al modo nuovo di fare informazione, anche relativamente al TG1 mattina estate, che è stato, a detta insomma di tutti quanti, una sorta di piccolo successo insperato, andato oltre le aspettative, perché comunque noi approfondiamo, dopo i telegiornali, quei temi che sono, diciamo, di cronaca, di attualità, ma che comunque la gente a quell'ora vuole sentire. È stata una formula fortunata che sicuramente replicheremo più avanti. Per quanto riguarda gli ascolti di cui aveva parlato prima l'onorevole Sbardella, effettivamente gli ascolti di TG1 sono molto confortanti, incoraggianti. Leggo, diciamo, una piccola nota che mi ha passato la direzione marketing, dove si dice che negli ultimi mesi di tutti i TG1 sono andati consolidando, si direzione delle 20, di gran lunga il TG1 più seguito d'Italia è passato da una share del 24 al 24,9 a luglio. La forbice con il diretto concorrente, che è, diciamo, il TG5, per quanto riguarda il TG1 delle 20, è passata dai 3,3 punti di share di maggio
ha i 5,7 di share in più oggi a luglio. Quindi da questo punto di vista i risultati sono confortanti, ci spingono ad andare avanti e ci spingono sempre di più a tornare a quel tema di cui vi raccontavo prima, cioè il racconto della politica. E qui in modo diverso, ho fatto l'esempio di Salvini che si è confrontato con il capo dei sindacalisti sul tema degli scioperi, che ha avuto un grande successo, ma ho sperimentato proprio perché diciamo, nonostante qui accanto abbia l'inventore del panino, a me il panino è una cosa che proprio per me è incomprensibile, per chi arriva da fuori, cioè mettere quei 7 secondi, 8 secondi, 5, dove non si capisce niente. Quindi ho provato a fare delle interviste, insomma, ai leader politici, oltre anche il minuto insomma, che chiede Gasparri, e devono dire hanno avuto anche un ritorno anche a livello di ascolti. All'onorevole Caro Tenuto non entro in alcune sue osservazioni, eccetera, però ecco, faccio presente che io, venendo dal giornalismo d'inchiesta, per me l'inchiesta è fondamentale, abbiamo la fortuna di avere degli speciali che hanno fatto la storia del TG1, e quindi noi su quegli speciali faremo grandissime inchieste, perché io già ne ho parlato con i colleghi, quindi approfondiremo molto, e quindi il tema dell'inchiesta nei telegiornali per noi, diciamo così, è già superato, perché già siamo avanti con il lavoro. E, niente, questo è quanto. Grazie. Grazie. Il dottor Pionati. Molto sinteticamente sui vari temi toccati, senza attribuirli poi ai commissari che ne hanno parlato. L'economia, mi chiedeva l'amico della Lega, è sicuramente centrale. Nel piano editoriale abbiamo posto questa questione come potenziamento del servizio economico, perché io penso che in molti casi oggi l'economia traini la politica, non sia più come in passato in cui avveniva il contrario. La politica stenta a trovare una propria dimensione, invece l'economia è sicuramente dominante anche a livello europeo. Il territorio, noi avremo un pomeriggio della radiofonia dedicato tutto alla proiezione sul territorio, cioè noi saremo molto meno nei palazzi e molto più nelle piazze italiane, soprattutto andando a valorizzare le realtà dei piccoli comuni, nei quali pensiamo di poter svolgere anche un'opera di supplenza rispetto a un'assenza complessiva delle istituzioni. Quindi andremo a valorizzare le realtà e anche a portare solidarietà delle piccole comunità italiane che si sentono trascurate dai poteri centrali. La lotta alla fake news è fondamentale, perché guardate, il rischio delle fake news non è da sottovalutare, nel senso che ci sono delle centrali operative, soprattutto all'estero, che cercano di inquinare l'attività politica fino a condizionare il risultato elettorale. Hanno fatto delle prove generali in altri paesi e potrebbero arrivare anche a farlo da noi. Quindi non si tratta semplicemente di una buona intenzione per tutelare la nostra integrità, per tutelare i nostri valori. Qui si tratta di tutelare la nostra democrazia, perché se il sistema delle fake news non viene contrastato a livello globale, perlomeno a livello europeo, noi rischiamo di avere questi condizionamenti massicci anche e soprattutto in vista delle elezioni. Sulla transizione ecologica richiamata dal commissario Bonelli, noi stiamo pensando al giornale radio, e questo è stato inserito nel mio piano editoriale, ad una redazione ad hoc sui temi della transizione ecologica, perché sono temi che dal cambiamento del clima al dissesto idrogeologico sono entrati prepotentemente nella vita quotidiana degli italiani ed oggi hanno un'importanza pari, se non superiore, a quella dei fatti di cronaca, la cosiddetta cronaca bianca o cronaca nera. Quindi noi stiamo valorizzando queste tematiche fino ad ipotizzare, ma questo è un discorso che dobbiamo concordare con la direzione dell'azienda, una redazione ad hoc su questi temi. Il problema delle risorse che mi poneva il commissario di Fratelli d'Italia è sicuramente il problema centrale. Noi stiamo lavorando per una ripresa, per un recupero di ascolti e di credibilità del nostro giornale radio e della nostra rete radiofonica, ma è chiaro che le risorse messe a disposizione dovrebbero essere integrate per consentirci quegli investimenti produttivi che noi vogliamo e dobbiamo compiere. Il pluralismo e i lavori parlamentari, io l'ho detto perché ne sono convinto, la centralità del Parlamento è l'elemento comune dell'attività che io ho svolto in grande prevalenza come giornalista e anche in piccola parte come politico. La nostra è una democrazia parlamentare e tutelare la centralità del Parlamento è fondamentale in tutto il sistema Italia.
Quindi noi lo faremo in maniera chiara, continua, rafforzeremo le informazioni attraverso i nostri canali parlamentari. Noi abbiamo una divisione del giornale radio che è tutta dedicata esclusivamente al Parlamento. Dobbiamo anche in quel caso cercare degli strumenti più moderni e più attuali per far conoscere l'attività parlamentare meglio fuori, perché poi la denigrazione, come diceva l'onorevole, la denigrazione e la sottovalutazione del lavoro dei politici dipende dalla non conoscenza di quello che fanno, perché l'attività di commissione è un'attività fondamentale, ma se il cittadino non la percepisce, non la verifica come un'attività e ci si ferma solamente sulle questioni formali, le vacanze, le ore di lavoro, il numero di votazioni, è chiaro che non si capisce nulla di tutto quello che c'è alle spalle. È come giudicare un professore solo in base a quello che fa in aula, senza pensare a tutto quello che ha dovuto studiare per diventarlo. Quindi noi dobbiamo essere in questo logici, conseguenti. È un lavoro faticoso, ma sicuramente noi ci impegniamo a farlo. All'onorevole Lupi, la radiofonia, sono d'accordo, avendo accettato questo incarico, è uno strumento potentissimo, formidabile, e la forza della radio è nella sua agilità, nella capacità di operare senza grandi, diciamo, impegni, senza mettere in moto meccanismi che per esempio la televisione, molto più farraginosi, deve mettere in campo. A noi basta pochissimo, anche con le tecnologie moderne, un operatore che parte, e io per questo ho ideato nel piano editoriale una task force speciali, perché abbiamo negli ultimi 2 mesi, noi abbiamo prodotto 5 speciali fatti proprio all'impronta, che sono andati benissimo e che sono stati semplicemente attivati con una intesa fra me e un paio di capi redattori. Siamo riusciti ad essere i primi ad andare in Kosovo quando si stava rinfiammando la situazione, abbiamo fatto uno speciale quando c'è stato il quasi tentato golpe in Russia, abbiamo fatto uno speciale immediatamente quando è morto Berlusconi, uno sul funerale di Forlani, uno su Zaghi, il rientro di Zaghi a Bologna. Cioè sono tutte cose che noi come mezzo radiofonico possiamo fare agilmente, velocemente, e dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, diciamo, in qualità meglio degli altri. Inutile scimmiottare strutture che con le quali non possiamo competere. Ultimissima considerazione, concludo su questo, questo problema sempre del minutaggio, come si fa l'informazione politica, il pluralismo, tutto quello che passa attraverso il filtro dell'umano ingegno e dell'intelligenza umana deve essere misurato con delle regole, perché è chiaro che il filtro è dato dalla nostra professionalità, però poi se non fissiamo dei paletti, ognuno può tirare la coperta dove vuole. Si può dire che il tempo, io personalmente posso dirvi per la mia esperienza giornalistica e politica, che sono convintissimo che un impegno Francesco Silvestri, il 27, potete mutarvi, un impegno massiccio, un'occupazione massiccia dei mezzi di comunicazione di massa non produce alcun risultato se non danneggiare chi la fa. Questa è una mia considerazione maturata in anni e anni di esperienza. Quindi immaginare che si occupa il servizio pubblico e si ottengono benefici è un errore fondamentale. È molto molto diverso il meccanismo. Quindi il minutaggio è l'unico modo oggettivo per dare qualche dato certo sul quale ragionare. E quindi io, come ho detto in precedenza, ho delle riserve sulla cosiddetta imparzialità, perché noi siamo esseri umani, abbiamo un nostro passato, un nostro vissuto, una nostra formazione. Credo invece molto nella completezza, cioè noi dobbiamo fornire tutte le posizioni in campo. Quindi rivendico anche questa storia che sta diventando anche una barzelletta, il panino, non il panino. Il panino non era, chi lo interpreta così fa un ragionamento stupido, il panino serviva solo a ricondurre a unità logica il dibattito. C'è il dibattito su un tema, io voglio sapere su quel tema come si orientano le forze politiche. Non è si fa, uno dice una roba, uno dice un'altra. C'è la riforma fiscale, sulla riforma fiscale in quel giorno i partiti prendono quelle posizioni. Quindi è l'unità logica che mi serve. Invece spezzare continuamente il racconto della politica è quello che secondo me confonde e porta via interesse verso la politica. E diventa poi tutto più difficile da spiegare e da comprendere. Grazie. Grazie, il dottor Preziosi. Allora, naturalmente ringrazio la Presidente, ringrazio tutti voi, soprattutto ringrazio per l'ascolto che ci avete riservato e anche per tutti i contributi che sono emersi dal dibattito, che hanno riempito alcune pagine dei miei appunti e che naturalmente porto con piacere con me. Credo che sia stato importante. E il fatto di parlare per ultimo mi dà la possibilità di essere anche più sintetico. Il tema posto sul tavolo dal direttore Chiocci,
sia stato importante parlarne e sia stato importante da parte nostra recepire una modalità di ascolto e di contributo positivo rispetto a questa tematica. A tutti è a cuore il pluralismo, a tutti è a cuore il rispetto, la tutela della par condicio, il principio che il direttore Pionati evocava alcuni secondi fa, cioè il principio della completezza dell'informazione politica, ed è giusto che su questo si possa arrivare a regole certe che diano a tutti la possibilità di muoverci nell'autonomia che ci è dovuta nell'ambito di queste regole. Ho sentito interventi molto molto importanti per me, volevo rassicurare chi ha evocato il tema della tutela della minoranza, delle opposizioni, l'onorevole Bonelli ed altri, proprio il principio della completezza. Io mi onoro di essere stato per 5 anni direttore di Rai Parlamento, quindi credo fortemente nella centralità del Parlamento e nei principi della democrazia rappresentativa e parlamentare. Ecco, questo è per tutti noi una garanzia di completezza dell'informazione politico-parlamentare. Desidero ringraziare anche l'onorevole Boschi perché ha posto dei problemi importanti sul tema del rispetto dei minori e della attenzione etica nel racconto della violenza dei fatti di cronaca nera. Ecco, su quello vorrei rassicurarla perché per esempio noi ci confrontiamo sempre su un principio che abbiamo imparato nelle scuole di giornalismo e che qualche volta viene un po' dimenticato, il principio del rischio di emulazione quando si raccontano fatti. Quindi cerchiamo di dare completezza all'informazione, alla cronaca che viene prima di tutto, però ci confrontiamo anche sul modo per evitare che il nostro racconto possa determinare come dire, atti emulativi o situazioni di mancanza di rispetto nei confronti delle persone interessate, così come faccio mio l'appello al garantismo che deve essere sempre improntato rispetto a quello che pronuncia la nostra Costituzione. Il tema delle inchieste, l'ho detto nella mia relazione, il TG2 ha spazi di inchiesta che sono storici, parlo di TG2 dossier e nuove rubriche in cui l'approfondimento, la ricerca di posizioni diciamo diversificate rispetto ai fatti anche di cronaca trova ampio spazio e ampia disponibilità, penso a TG2 Post, a TG2 Italia Europa e a tutti i nostri spazi appunto di approfondimento e di inchiesta. E per finire, rispondendo all'onorevole Sbardella, io sono stato meno diligente del direttore Chiocci, non ho portato i dati, ma comunque gli indicatori sugli ascolti sono positivi in questi primi 2 mesi di gestione, così come è necessario che con un piano editoriale al rialzo, come l'ho voluto definire, ci sia comunque anche un sostegno di risorse per suffragare il nostro sforzo produttivo. Ecco, questo volevo dirvi naturalmente ringraziandovi della disponibilità e ribadendo fin d'ora la mia personale disponibilità al confronto e all'incontro in questa e nelle sedi istituzionali. Grazie. Grazie a voi, io sono davvero contenta insomma del livello di questa commissione e anche proprio il livello di partecipazione, nonostante i lavori si cerca di restare sempre davvero fino all'ultimo. Grazie, avremo sicuramente piacere di riavervi un po' più avanti perché vorremmo che questa commissione diventasse il luogo in cui la RAI incontra la sana politica e quindi incontra tutti i cittadini. Grazie. Grazie.